che le fa come il cuore o come il fisico di comando. Vedete che la coppia d'attacco è formata da Careca e Beppe Incocciati, Maradona ovviamente completa il tridente, mentre c'è un giocatore che è Ciro Ferrara che viene sottoposto a delle cure particolari, ad una caviglia, soltanto doveva tenere alti i calzettoni. Ecco, tutto è pronto per dar vita a questa gara, mentre vi ricordiamo anche che il Napoli ha preso spunto per questa trasferta in Ungheria per sponsorizzare unitamente alla regione Campania e anche all'azienda di soggiorno del comune di Napoli una mostra di gouache, che sono degli acquerelli del Settecento che all'epoca venivano usati come souvenir, che sono ora valutati dagli antiquariati in modo incredibile. Ecco, pensate che quadri che sono stati offerti da privati e tre di questi dal presidente Perlaino in persona. Per cui si unisce il calcio all'arte in questa partita, in occasione di questa partita che vede di fronte Újpest, Doja al Napoli. Ricordiamo che le due squadre si erano già affrontate in Coppa delle Coppe nel 1962, allora il Napoli era diretto da Bruno Pesaola. Il Napoli fece ricorso, ecco che la gara è iniziata in questo momento, alla terza partita per eliminare l'ungherese. E vediamo ora che cosa accadrà in questa sfida, con Maradona subito attaccato, vedete una gabbia da parte dei giocatori di Újpest Doja e poi un rilancio di Francini, mentre mi sembra di poter vedere che c'è un inedito nella formazione napoletana. Dovrebbe essere Venturini il libero, se non vado errato, e non Baroni come era stato prospettato nella immediata vigilia. E vediamo la formazione di casa in azione con questo scambio che vede protagonista Oroschi, ancora Oroschi che riesce a conquistare la palla, scambia con Essegni che cerca di puntare, ma la palla è stata recuperata prontamente da De Napoli, poi c'è un intervento forse con il braccio da parte di Beppe Incocciati e l'arbitro Buie accorda il calcio di punizione alla squadra di casa, mentre vedete Kovac, il tecnico dell'Újpest Doja, allenatore che ha militato, perlomeno ha diretto anche in Spagna nel Las Palmas, una formazione canaria, 56 anni per questo tecnico dell'Újpest Doja. Újpest Doja in attacco, c'è un calcio di punizione accordato al Napoli per un intervento falloso del giocatore Usaric, calcio di punizione accordato, dicevo, dal direttore di gara, che è il signor Buie, ed è Venturin che ha scambiato con Alemão. Vedete Alemão che indossa dei vistosissimi mutandoni bianchi, questi è De Napoli, subito attaccato da Kecskes, poi ancora De Napoli, scambia con Ferrara, Ferrara che prova a lanciare Careca, sulla palla è Schlejak, e da questi al portiere Brockhauser. Ricordiamo che nella gara d'andata il Napoli si impose per 3-0 in virtù della rete di Baroni, cui fecero seguito le due marcature di Diego Armando Maradona. Un errore incredibile, la palla che viene recuperata da Careca, Careca che lancia Maradona, da questi all'Incocciati che entra in area e perde l'attimo buono il Napoli su questa azione di contropiede che poteva essere forse ancora più pericolosa. Sì, sarà una partita di grossa aggressione in mezzo al campo da parte degli ungheresi, che tenteranno di scardinare subito la difesa. Poi con queste proiezioni improvvise e ficcanti, il Napoli sta schierando Maradona a centravanti, anche loro hanno cambiato la marcatura su di lui, stanno giocando praticamente un pochettino a zona, l'affidamento di Incocciati è proprio richiesto per dare quella copertura al centrocampo napoletano che permette a Maradona di schierarsi in quella posizione. Sì, abbiamo già capito da queste battute iniziali, siamo al terzo minuto, che la gara si preannuncia sicuramente vivace e combattuta, perché la formazione dell'Újpest Doja cercherà il tutto per tutto nel tentativo di realizzare quella che sulla carta è un'impresa impossibile. Comunque rimessa in gioco per il Napoli che sta per essere effettuata da Ciro Ferrara. Ciro Ferrara potrebbe dare a Careca, che fa grande movimento, e la palla arriva nella zona di Careca che è franco volato da Schlejak, poi il rilancio nella zona di Maradona. È stato Sabo che è intervenuto per un colpo di testa di Varga, poi ancora un colpo di testa di Francino, una palla che è messa giù da Schlejak che scambia con Kecskes e questi è Weber. Weber lancia lungo per l'inserimento comunque improbabile, anzi impossibile, di Miovez, tentativo in velocità da parte dei viola della formazione Újpest Doja. Nulla di fatto e rilancio per il Napoli che sta per essere effettuato da Giovanni Galli. Pensate che è uno stadio sicuramente molto piccolo,
per ospitare una gara di Coppa dei Campioni, ma è il secondo stadio di Ungheria con i suoi 28.000 posti. Lo stadio più grande è quello dove gioca solitamente la nazionale, il MEP Stadion, che contiene più di 70.000 spettatori. Vediamo Varga in azione. Il tocco è sulla destra per Usaric, il tentativo, la palla è stata guadagnata dal Napoli, poi è Ferrara. Ferrara che dà incrociati da questi a Crippa mentre si fa vedere De Napoli. Riceve Maradona, subito di prima ancora per Crippa. Da questi a incrociati, Careca. Careca che viene attaccato, c'è un intervento durissimo da parte del numero 11 Catch Cash. Si è sentita la botta fin qui in tribuna, Roberto? Sì, anche perché è stato il secondo ad intervenire, c'è intanto l'ammonizione dell'arbitro, le pretese di scusa non accettate, non ancora un diverbio. Fra i due direi che l'arbitro vuole mantenere la partita in mano e quindi si fa subito severo, giustamente. Ma appunto sarà una partita molto aggressiva in cui tutto sommato io credo che se il Napoli riuscirà a ragionare con un po' di serenità potrà trovare molti spazi e anche grosse occasioni. Dunque c'è stata l'ammonizione combinata a Catch Cash al quinto minuto e il calcio di punizione ovviamente a favore del Napoli, che viene battuto da Lemao, respinta dalla difesa e poi prova la botta dalla distanza Crippa e palla che, come avete potuto vedere, è terminata lontanissimo dai pali dalla difesa da portiere Brockhaus, mentre vedete Beppe Incociati. Questi è il giocatore numero 3, Coscia, che è il capitano della formazione. Palla per Varga. C'è un errore da parte di Usaric e la palla che è terminata in palo laterale. Quando siamo giunti al sesto minuto è rimessa in gioco, che sta per essere effettuata sulla sinistra da Francini, poi Incociati, Alemão, palla che viene arretrata verso Giovanni Galli. E questi ancora Venturin, Giorgio Venturin, la sorpresa tattica di questa partita, viene messo in campo nel ruolo di libero, mentre vediamo ancora Incociati che cerca di andarsene sulla sinistra, c'è una palla che termina in fallo laterale, probabilmente viene accordato un calcio di punizione per l'intervento falloso di Usaric. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Crippa. C'è un intervento ai danni di Careca, la palla che viene ben controllata da Miovetti, il lancio lungo, tenta di andarsene, la palla in fallo laterale, rimessa in gioco che vedremo tra pochi secondi. Rimessa in gioco già effettuata per la formazione di Rui Pestoja, che va all'attacco con questo bel cross di Weber, attenta l'uscita di Giovanni Galli. Il rilancio del portiere nella zona di Maradona, il colpo di testa è di Sabo. Palla che viene accompagnata con lo sguardo in fallo laterale da Nando De Napoli. Incociati, c'è un fallo ai danni di Incociati commesso da Coscia. E ancora una volta gioco fermo con palla che è terminata nuovamente in out. La palla deve essere ferma, ecco, lo segnala con autorità Claude Bouillet. Claude Bouillet, 46 anni, che è il quarto arbitro nella gerarchia degli internazionali di Francia, non ha mai diretto né ai mondiali, tantomeno agli europei, è comunque un fischietto che sta guadagnando posizione in questi ultimi tempi. A lui sono state affidate le gare più importanti del campionato francese negli ultimi tempi, appunto. Coscià, la palla viene scambiata con Weber. Il lancio di Weber a chiamare in causa Usaric, che se ne va sulla destra, vedete, non riesce a raggiungere la palla che termina in fallo laterale. Fedele al suo schema, la formazione del Pestoja con un 4-3-3, che è lo schema abituale di questa squadra. Uno schema che però, direi, Roberto, propone un 3 avanzato che praticamente è un 1 con 2 di supporto, no?
Sì, deve stare attento soltanto una cosa al Napoli, tipo questa apertura sulla fascia, anche l'altra novità tattica, se possiamo chiamarla, è lo spostamento di Crippa centrale rispetto alla sua solita posizione esterna sulla sinistra, e così quando Francini viene risucchiato magari da un giocatore, dal suo avversario che stringe, si crea questo buco che solitamente Crippa è destinato a coprire, che toccherebbe più che altro questa sera di Incocciati, pare. Ecco, Napoli deve stare attento a non creare questi spazi, tanto vediamo questo fallo di Szabo che non ha la struttura fisica forse più adatta per marcare uno come Maradona, però vedremo alla fine chi avrà ragione. Calcio di punizione per il Napoli quando siamo al 12° minuto del primo tempo, risultato che è di 0-0 con Alemão che si appresta a battere, il tocco è per Venturin. 21 giocatori nella metà campo dell'Uipest, 12, Crippa ancora per Venturin, parte in pressing velocissimo il numero 8 Mio Vezzo, è stato molto bravo a liberarsi Venturin ed è bravissimo Careca a scambiare, e Careca non visto dall'arbitro, tantomeno dal guardalinea, era stato bloccato per un braccio mentre tentava di concludere l'1-2 partendo oltre il muro difensivo dei giocatori in maglia viola, l'arbitro non l'ha visto e ha accordato questo calcio di punizione. C'è uno scambio, vediamo se riescono i giocatori dell'Uipest a mantenere in gioco la palla, poi vedete che un rimpallo favorisce l'azione di De Napoli. Slezak ed ora l'intervento palloso di De Napoli ai danni di Kecskes, e poi riparte il Napoli mentre la formazione dell'Uipest dove sta giocando in modo abbastanza duro, se ne va Alemão, trova lo spazio per dare sulla sinistra Careca, Careca non riesce a superare l'avversario di turno che era Usaric, poi c'è questo scambio, la palla messa giù dal tecnicissimo Essegni, ancora Essegni, vediamo se ce la fa, no, non ce l'ha fatta a tenere il pallone in campo, un giocatore che ha dichiarato di ammirare in modo incredibile Maradona, diciamo che non è sicuramente il solo a farlo. Che hai detto una grossa verità, ma mi sembra tra l'altro di vedere, l'ho notato appena arrivato, un campo leggermente stretto, da qui anche questo assembramento in mezzo al campo, guardate in questo momento, vedete che pressione che c'è sui centrocampisti, veramente molto molto elevato. Se ne va Francini mentre c'è l'ostruzione nettissima da parte di Mio Vez, c'è da dire che lui Peste 2 ce la sta mettendo sicuramente sulla grinta più che sulla tecnica, e Napoli beneficia di questo ennesimo calcio di punizione che vede alla battuta Maradona, risultato che è di 0-0, Maradona, l'intervento di Incocciati, ancora Incocciati, forse a gamba tesa, comunque ancora Incocciati che resiste alla carica di tre avversari e poi termina a terra, non ci sono interventi dell'arbitro, alla fine interviene il guardalinee e qualcosa sicuramente segnerà. Deve trattarsi probabilmente di calcio di punizione, diciamo probabilmente perché non si è capito nulla in questo grande caos, calcio di punizione a favore della formazione dell'Uipest Doja, che è una delle formazioni dei club più nobili d'Ungheria, al suo attivo 10 scudetti e 6 coppe d'Ungheria. Rilancio di Brockhauser, Crippa che dà Incocciati liberissimo, scambia questi con Alemão che chiama in azione sulla sinistra Francini, al galoppo Francini, vediamo che riesce a crossare, poi c'è la respinta di Usaric, sulla palla ancora il Napoli con Alemão, retropassaggio per Venturin, e Venturin vedete per sfuggire alla pressing degli attaccanti viola è costretto a questo retropassaggio per il portiere Galli che ora rilancia. Maradona, il tocco lezioso e preciso per De Napoli, ancora Maradona, Incocciati chiama Careca, ancora Incocciati, un'azione stupenda, vediamo se riesce a finalizzarla, va al tiro, gol, gran gol di Beppe Incocciati su questa azione, su questa combinazione, su questo scambio Incocciati, Careca, Incocciati, grande gol di Beppe Incocciati. Ma direi che è stato il coronamento di una bellissima azione in cui l'unica nota stonata ma intonata per il Napoli è stato il portiere, in quanto mi è sembrato fallire veramente la presa o la respinta, mi è sembrato che la palla gli passasse tra le mani, vedete che ce l'ha e gli passa assolutamente sopra, direi che è stata una splendida azione che meritava questa risoluzione, anche se il tutto è stato condito da un errore grosso del portiere che direi adesso chiude veramente l'incontro. Sicuramente abbiamo apprezzato lo scambio tra i due giocatori, la precisione del tiro, e hai messo l'accento sull'errore del portiere che aveva praticamente il pallone tra le mani, e ovviamente il Napoli a questo punto può anche divertirsi e tentare la goleada, anche se mi sembra di vedere un Uipest Doja
particolarmente arrabbiato, un Huipes Dose che dovrebbe vincere a questo punto con 5 gol, anzi dovrebbe segnare 5 gol, vincere per 5-1, e probabilmente cercherà, se non altro, di salvare la faccia, magari tentando di conquistare il pareggio. Ma qualche volta possiamo essere anche buoni profeti, non solo cattivi profeti. Avevamo detto che il Napoli con un po' di attenzione poteva trovare spazi dove incunearsi, e diciamo che ha colpito al primo vero affondo, anche se l'ha fatto veramente bene. Venturin, buono il lavoro di Venturin. Maradona, c'è un giocatore sulla sinistra libero e Maradona lo vede, si tratta di Francini, ancora il Napoli che tenta di affondare i colpi, velocissimo Francini, inarrestabile, se ne va e c'è forse l'intervento falloso di Coscia, comunque l'arbitro assegna soltanto il calcio d'angolo, primo corner della partita a favore del Napoli. Il Napoli, ricordiamo, che è passato in vantaggio con Beppe Incocciati, che oltretutto è diventato papà da un paio di giorni, due o tre giorni, qui ha festeggiato nel modo migliore la nascita della primogenita, lui ha imposto il nome di Nicole. Vediamo il calcio d'angolo battuto, la respinta di Brockhauser sulla palla Alemão, ancora Maradona, ottimo il lavoro di Maradona, l'intervento falloso da parte di Varga e il calcio di punizione che viene battuto da Maradona. Ecco Maradona che sta per battere questo calcio di punizione, c'è il colpo di testa, la palla che si impenna, guardiamo che cosa combina Brockhauser, se ce l'ha fatta questa volta ad arrivare sul pallone. Se vedete che questo portiere, che è da alcuni supervalutato, dall'altri sottovalutato, non dimostra grande sicurezza. Comunque noi ci fermiamo un attimo perché c'è un calcio di punizione, non ci fermiamo perché è già stato battuto, e vediamo la palla che Kecskes, poi arriva in zona di tiro Sabo, tiro lontanissimo dai pali della porta di Galli, ci risentiamo tra 7 secondi. Si riparte con un calcio di rinvio quando siamo giunti al 16° minuto. Risultato che è sempre di 1-0 per il Napoli in virtù della rete realizzata da Beppe Incocciati, ancora Incocciati che ha tentato di arrivare sulla palla, poi un lancio però lo schema, ancora Venturin che fa buona guardia, rilancia il pallone nella zona di Incocciati che ha tentato di domare il pallone, non ce l'ha fatta, affondano i giocatori dell'Huipest, vediamo il tentativo di Weber, poi il cross e la respinta di Ferrara. Usaric è ancora Varga che ha cercato di lanciare sulla fascia destra, la rimessa in gioco è appannaggio della squadra di casa, già effettuata. Questi è Miovez, ancora Miovez, scambio con Weber buono, Miovez che va al cross ancora una volta alto, grande ardore, direi grande cuore da parte dei giocatori di casa, ma poco costrutto. Beh, molta frenesia, la frenesia spesso è cattiva consigliera quando non hai delle grandissime doti tecniche o basi tecniche, e anche in fase difensiva questo loro ardore che li porta a pressare tutti sulla palla li fa aprire dei varchi di campo come primo per Francini, dove il Napoli riesce ad inserirsi molto bene. Venturin, Crippa e Alemão, ancora Venturin, la partita ovviamente che il Napoli sta giocando sul velluto. Baroni e Maradona, ancora il tentativo di Maradona caparbio nella sua azione insistita, e poi riconquista la palla Oroschi e Segni, viene chiamato in azione il numero 4 Slejak, ancora Segni molto abile con il suo dribbling, vediamo se riesce a concludere Savo, un po' di confusione da parte degli avanti della formazione dell'Huipest Doja, mentre Alemão cerca di lanciare Careca, intervento di Varga, ancora Esegni, poi Alemão, Baroni, prova Baroni a lanciare nella zona di Careca, Careca che mette la palla giù, però vedete palla che termina in out in fallo laterale, rimessa in gioco effettuata da Slezak, questi è Coscia che ha scambiato con Varga,
e poi il portiere Brockhauser. Dicevo prima che la formazione dell'Uipest Doja ha conquistato 10 scudetti e 6 coppe delle coppe. Il periodo migliore risale agli anni 60, agli anni 70, quando i giocatori viola conquistarono 6 scudetti consecutivamente. Il momento più fulgido per quanto riguarda invece l'avventura di Coppa risale al 1969, quando in Coppa UEFA arrivarono in finale e vennero battuti dal Newcastle, dai giocatori inglesi della Newcastle. E c'è anche da ricordare, mentre vediamo questa azione di Oroski che poi è stata interrotta da Lemao, che vanta altri precedenti la formazione dell'Uipest Doja con squadre italiane. Abbiamo detto prima della sfida con il Napoli relativa al 62-63 in Coppa delle Coppe, una sfida sempre in Coppa delle Coppe l'anno precedente con la Fiorentina, sempre successo della Fiorentina. E poi, Roberto, tu ricorderai sicuramente quella sfida che ti vide protagonista in Coppa dei Campioni nel 73 con la Juventus. E diciamo che rischiamo molto più di quanto sembrerebbe fare il Napoli, perché su questo campo andammo sotto di 2 gol, 2-0, poi ci pensò il grande Altafini a rimediare un 2-2 che grazie allo 0-0 in casa ci portò avanti. Era sicuramente, almeno penso, è facile dirlo, noi penso un po' diverso, un po' più aggressivo, però chiaramente il 3-0 di Napoli è stato troppo pesante sia mentalmente che tatticamente su questo incontro. L'azione di Slezak, il cross, arriva Francini, un Francini che sembra decisamente molto vispo in questa serata, e poi il retropassaggio di Sabo per Varga, e da questo ancora una volta al portiere Brockhauser. Questi è Usaric, mentre ricordiamo, perché si mettesse in visione in ascolto in questo momento, che il Napoli sta conducendo per 1-0, la rete è stata realizzata da Beppe Incocciati alla 12esima. Vediamo l'azione ora dei giocatori in maglia viola, ci sono due giocatori e Segni che non riesce a tirare grazie all'opportuno e tempestivo intervento di Crippa. Beh, direi che questo è frutto delle manchevolezze tecniche o manchevolezza tecnica del giocatore, che ha dovuto farsi scorrere la palla sul sinistro perché il suo piede, quando avrebbe tranquillamente potuto proteggerla e andare alla conclusione di dentro. Questo ha permesso al, tra l'altro, molto opportuno recupero del difensore del Napoli di salvare una situazione intricata. È abbastanza eloquente anche l'espressione del volto dell'allenatore Kovac, che forse sa di essere alla guida, al timone di una formazione che non può offrire più di tanto. Noi vediamo Maradona. Maradona ha cercato Careca, ancora Careca velocissimo, arriva sulla palla e poi c'è l'intervento di Sabo ed è il secondo corner per il Napoli. Siamo giunti in questo momento al 22esimo minuto del primo tempo, Napoli in vantaggio per 1-0, mentre vedete Diego Armando Maradona, 174 presenze con 76 gol in campionato, mentre ricordiamo c'è questo colpo di testa nel frattempo di Careca, che ha battuto proprio in occasione della gara di andata con l'Uipest Doja, Maradona ha battuto il record di Attila Sallustro arrivando a quota 108 reti complessivamente. Brockhauser ha scambiato con il capitano Coscia. Ok, ancora Coscia, cercato di verticalizzare, ma vedete che la manovra non si sposta molto più in là. Poi c'è Kecskes che ha cercato inutilmente Slezak sulla palla Venturin, e Venturin che poi dà a Galli. Ricordiamo ancora che l'Uipest Doja partecipa alla Coppa dei Campioni in virtù di un successo ottenuto proprio nell'ultima giornata di campionato. Pensate che era indietro di 3 punti nei confronti dell'MTK, e invece l'MTK incredibilmente andò a perdere l'ultima gara. In questo campionato vengono segnati 3 punti in caso di vittoria, perse l'ultima gara e la formazione del Uipest Doja invece vinse quest'ultima gara, e poi in virtù della differenza reti, della miglior differenza reti, si aggiudicò il campionato. Il Napoli ora in azione con Francini, che ha scambiato con Careca, da questo è ancora Francini che galoppa sulla sinistra inseguito da Miovez, ancora palla per Careca, da questo è da Lemon. Napoli bada soprattutto al mantenimento del possesso di palla, mentre Crippa, che ha scambiato ancora con Alemão, da questi a Baroni, poi Crippa, Ferrara,
sembra un monologo napoletano, ancora Ferrara che forse si era allungato un po' troppo la palla, e c'è un calcio di punizione a favore della squadra viola che vedremo tra pochi istanti. Battuto il calcio di punizione, la palla è arrivata ancora nella zona di competenza del giocatore Eschegni che ancora una volta ha sbagliato lo stop. C'è poi il rilancio di Barone nella zona di Maradona, vedete che tiene in campo una palla impossibile, sempre lui, eccolo in dribbling, e poi il passaggio per Ferrara, qualche timido applauso da parte ovviamente dei pochi sostenitori napoletani. De Napoli, la fiondata di De Napoli a trovare Baroni, il lancio di Baroni nella zona di Careca, stop elegante, ancora Careca, scambio tutto brasiliano, Alemão, Crippa, scambio ancora Careca, guardate che lavoro di Careca, e poi c'è l'intervento probabilmente falloso di Slezak che l'arbitro comunque non giudica con il nostro stesso metro. Se ne va sulla destra il giocatore Miovez, veloce la sua azione, ancora Miovez che poi cerca, vedete, di servire un compagno sulla destra, forse è stato toccato anche duro, comunque l'arbitro assegna soltanto il calcio di rinvio e concordiamo perfettamente, direi Roberto, con la decisione del signor Bouillet. Che sì, ha cercato di addentrarsi in un labirinto e a un certo punto ha perso la coordinazione perché è caduto praticamente sul pallone trascinandoselo fuori. Ancora una volta mi pare che lui non dia segni di grossa lucidità in fase costruttiva, in fase di impostazione, non penso che abbia il Napoli da temere molto eccessivamente. Vediamo che arriva Usaric sulla palla, ha cercato di scambiare con Weber, poi l'intervento di Incocciati che ha creato qualche fastidio al difensore ungherese, e comunque una rimessa in gioco che compete al Napoli per essere effettuata da Francini, Giovanni Francini. Baroni, ancora Baroni sulla palla, scambia con Crippa, un goffo intervento da parte di Sabò, poi a Maradona, se ne va Maradona, ancora lui inseguito da Sabò, Maradona che ieri ha dovuto interrompere l'allenamento qui su questo stesso stadio per un fastidio alla caviglia, sembra invece in forma splendida. Dicevo prima che questa mattina si è sottoposto ad un personalissimo allenamento facendo footing alle 7:45. Un rilancio nel frattempo di Weber, poi un intervento di testa di Miovez, poi un altro intervento da parte di Varga e Dani Di Crippa, e c'è il calcio di punizione per la formazione del Napoli. Un Napoli che affida la battuta, vedete, a Maradona, mentre prendono posizione in attacco Careca, Incocciati, Ferrara e Baroni, tutti i giocatori più bravi nel gioco aereo, con la palla che arriva nella zona, sembrava che arrivasse nella zona di Incocciati, c'è stata la respinta di Kecskes e poi De Napoli, e pallone che viene arretrato nella zona di Venturin. Venturin, da questi poi a Francini e poi a Giovanni Galli. Da notare che è una sfida sotto certi versi tutta italiana, giacché lo sponsor della formazione dell'Uipest Doja è una compagnia di assicurazioni italiana, si tratta della Minerva Vita, che appunto ha sponsorizzato questa squadra proprio per queste due partite contro il Napoli. Ecco l'azione ora di Ferrara, su De Napoli era intervenuto abbastanza duramente Kecskes, poi Incocciati che ha scambiato con Ferrara, ancora Ferrara, poi c'è stato uno scontro con il numero 4 Slezak ed ora parte Eschegni, ancora Eschegni, vediamo in azione, tocca sulla destra a beneficio del numero 8 Miovez,
a questi a Weber. Ancora Kecskes. Kecskes in posizione di tiro, c'è un dribbling, ma deve mettere pure lui la palla sul sinistro. E poi arriva Orozki, Weber, azione che sembrava pericolosa sul nascere, poi il cross completamente sbagliato da parte di Miovez. Eh sì, ancora una volta lui ha dimostrato queste manchevolezze, ma direi che sostanzialmente il Napoli adesso può impostare la partita sui suoi regimi, cioè abbassare il ritmo, è andato in vantaggio nel momento più giusto, ha smorzato anche entusiasmi e velleità forse, o se non altro ha annebbiato ancora di più le idee già non troppo chiare di questa squadra. Il lancio di Giovanni Galli, il colpo di testa di Varga. Kecskes. Il dribbling ai danni di Napoli, poi anche ai danni di Careca, bravo nella sua azione, scambia molto bene con Weber, si fa vedere in sovrapposizione, o perlomeno in posizione defilata, Usaric, è stato comunque bloccato nella sua azione da Francini. L'avanzata è ora di Coscia, Weber, ancora Coscia, Venturin, Weber, un errore che diventa una mezza finta, Sabo. Slezak, ancora Sabu, apertura sulla destra, sembra buona sul nascere, vediamo se Usaric arriva sulla palla, ci è arrivato, va al cross, cross molto alto e poi l'intervento di De Napoli che per evitare complicazioni spedisce la palla in calcio d'angolo. Sale ovviamente l'incitamento da parte dei tifosi del rione di Doja, del rione di Uipest, mi correggo, mentre c'è Kecskes che va al cross, una bellissima azione questa di Kecskes, Baroni che è intervenuto in tuffo e ha respinto la palla oltre la linea di fondo, è veramente una bella azione questa del numero 11. Beh, dovevano chiudere lo stadio che è solo sinistro, direi che comunque è stato molto bravo Baroni nell'intervenire e nel salvare la situazione intricata. Ancora una bella azione con conclusione da parte del numero 7 Weber, conclusione alta sopra la traversa, è sempre 1-0 e noi ci fermiamo ancora per alcuni secondi. Come dicevo, è terminata sopra la traversa, sopra l'incrocio dei pali, la conclusione di Weber, mentre c'è da notare che sta zoppicando Careca, probabilmente è stato colpito duro. Careca è rientrato in campo dopo essersi sottoposto alle cure del massaggiatore Carmaldo e la palla nel frattempo termina in fallo laterale quando siamo giunti alla 32esima del primo tempo, risultato sempre di 1-0 per il Napoli, rete segnata da Beppe Incocciati. Intervento di Kecskes ancora con palla che è stata messa in fallo laterale e rimessa in gioco che sta per essere effettuata da Crippa. Careca, Crippa e Careca, Orozki, arriva Sabo, ha cercato di far filtrare la palla, alla mano ha lanciato completamente Careca, Careca ancora, vicino lui Maradona, la palla è per Maradona, c'è questo pallonetto a cercare Incocciati, ancora Incocciati e questa volta Brockhauser riesce a chiudere la strada del gol alla numero 11 del Napoli. Beh, stupenda anche questa azione, intercettamento e contropiede veloce, bravissimo Maradona, ancora una volta avere già visto questo Incocciati un po' arrabbiato perché non è riuscito nella sua doppietta, ma direi che testimonia ancora il fatto che il Napoli è presente e sul pezzo e non vuole assolutamente mollare la presa. Batte Maradona nel calcio d'angolo numero 3, la palla che si impenna, la respinta è di Sabo, ancora Maradona, ancora tentativo di cross, è Weber che è andato a respingere la palla in fallo laterale, mentre vediamo che Maradona probabilmente cederà l'incombenza della rimessa in gioco a Crippa. Questo scambio con Maradona, guardate il tocco, il cross, forse la palla è finita oltre la linea di fondo, ci risulta quasi incredibile perché Maradona quando effettua questi tocchi solitamente riesce poi a arrivare in tempo sulla palla e evidentemente forse ha fatto i conti male una volta tanto. Intervento di Venturin nel frattempo che interrompe l'azione di Miovez, mentre questo è Weber. Kecskes, apertura sulla sinistra per Slezak, Slezak, Kecskes, è un passaggio del tutto involontario, ancora Kecskes,
che ha cercato poi di aprire sulla sinistra per Essegni, ed una Carega che cerca di ripartire, ma è in netto anticipo Weber, che ha sfruttato anche l'errore in fase di stop del centroattacco brasiliano. C'è una fiondata, una palla ora toccata da Miovetz, ancora Miovetz che è caparbio nella sua azione, bravo anche Usaric ad evitare l'intervento di Incocciati, poi Weber, palla filtrante per Essegni, ancora Usaric, palla filtrante, vedete che si stringono gli spazi, poi Baroni alle prese ancora con Essegni. Abbiamo questo duello che si gioca proprio al limite, vedete, del bordo campo, poi l'intervento falloso è di Demes Essegni, che è considerata la stella della formazione dell'Uipest Doja, giocatore che ha fatto parte del giro della nazionale, giocatore di 22 anni che ha giocato già 52 volte con la maglia dell'Uipest. Incocciati, ancora Incocciati, palla per Baroni, questi è Ciro Ferrara che chiama in azione Crippa. Ecco Careca attaccato, ancora Careca che cerca di liberarsi del numero 4, Slezak non ce la fa, e poi è rientrato in campo anche, vedete, il numero 9 Orozki. Buono intervento ancora di De Napoli, un tackle violento, una palla contesa, saremmo definirla, comunque il guardalinea che ha segnato la rimessa in gioco al Napoli tra i fischi del pubblico. Avanza Crippa mentre si inserisce Alemão, che è servito alla perfezione, ancora Alemão che supera l'avversario, Alemão davanti al portiere, incredibile l'azione di Alemão che mette in gol, un grandissimo gol di Alemão che viene subito felicitato da Diego Armando Maradona. Un super gol questo al 35esimo di quello che definiamo il secondo brasiliano del Napoli. Ma direi che Crippa è stato anche fantastico nell'intuizione, ha sicuramente dato una gran palla che Alemão poi ha gestito veramente alla brasiliana con serenità, con tranquillità, con grande padronanza tecnica, e ha depositato, direi che i due protagonisti dell'azione meritano questo primo piano, in primis Alemão perché poi è stato l'autore definitivo, veramente bella, coronamento di un'altra spedizione, questa volta non condita da errori altrui, insomma. La cosa più bella, direi Roberto, è stato il tocco d'esterno che è servito da Alemão per spiazzare il libero della formazione dell'Uipest, un tocco di esterno effettuato in piena velocità, direi, no? Controllo, perché il Crippa aveva dovuto fornire una palla filtrante abbastanza tesa perché passasse dentro la difesa, che la tagliasse come il burro. Lui ha, non dimenticare che è un brasiliano che si chiama Alemão, che gioca nel Brasile, che è un grande giocatore, grandissimo, ha poi completato il quadro. Miovetz, 2-0 per il Napoli dunque, Venturin che effettua questo retropassaggio che finisce oltre la linea di fondo, e così la formazione dell'Uipest Doja è costretta ad accontentarsi dai tiri della bandierina, mentre il Napoli si accontenta di mettere la palla in rete, l'ha già fatto due volte grazie dunque a Incocciati al 13esimo e ad Alemão al 35esimo. Catch cash. La palla, vediamo, per Sabo che va al tiro, la respinta di De Napoli, poi un colpo di testa, poi ancora Sabò, ma probabilmente c'è qualcosa che non va nell'azione d'attacco della formazione dell'Uipest, intervento probabilmente falloso, e il Napoli che sta per perfezionare un calcio di punizione, mentre vedete che parlottano Galli e Alemão. Forse che Alemão gli sta spiegando come ha fatto gol, perché Galli era troppo lontano per vedere, ma direi che c'è stata un'esultanza al gol che qualcuno potrebbe pensare eccessiva visto il risultato acquisito nell'andata e stasera, però quando i gol sono belli creano sempre queste sensazioni, questi entusiasmi, mi pare più che giusto. La palla nel frattempo finisce nel fallo laterale quando siamo al 38esimo minuto del primo tempo con il Napoli in vantaggio per 2-0, reti ricordiamo ancora di Incocciati e di Alemão. Due bellissime azioni, bellissima anche la conclusione di Incocciati in occasione appunto del tiro, in occasione del gol, anche se abbiamo chiamato in causa una parziale complicità del portiere Brockhauser, invece in occasione del secondo gol firmato da Alemão sul passaggio di Crippa non dobbiamo tirare in ballo nessuna complicità, è stato davvero bravo il Napoli, davvero bravo a Crippa e sicuramente bravissimo Alemão. 2-0 dunque quando ci avviciniamo al 40esimo minuto del primo tempo di questa
partita di ritorno del primo turno della Coppa dei Campioni, mentre la formazione di casa prova ad andare all'assalto, poi Venturin, palla recuperata ancora da Orozchi, ma vedete che c'è molta improvvisazione. Maradona che mette giù la palla, rilancia Crippa, Crippa che può tentare di andarsene, e c'è stato il provvidenziale intervento di Sabo. Ma ancora Crippa che arriva sulla palla, Maradona, vediamo chi parte, parte Incocciati, ma è in vantaggio il giocatore numero 6 Varga, che poi ha appoggiato verso il portiere Brockhauser, e da questi ancora Varga. Ancora coach Slezak, Kecskes ha tentato di saltare in dribbling Crippa, rimessa in gioco che vedremo tra pochi secondi. Effettuata la rimessa in gioco, il Napoli ha riconquistato il possesso di palla, e questi è Francini. Francini che dà ancora a Alemão, e da questi al portiere Giovanni Galli. Riccardo Rogerio Brito Alemão ha giocato 45 partite nel Napoli di campionato, firmando 5 gol, parliamo ovviamente soltanto delle reti nazionali, e questa rete europea è decisamente molto bella. Ricordiamo anche che Alemão seppe realizzare un gol importantissimo nella partita di Stoccarda, la partita di ritorno alla finale di Coppa UEFA, che consentì appunto alla formazione del Napoli di aggiudicarsi l'unico trofeo internazionale che finora è nella bacheca del club azzurro. Kecskes che interviene fallosamente ai danni di De Napoli, e De Napoli che evidentemente ha qualcosa da dire, da ridire a questo numero 11, che comunque mi sembra il più in palla, direi, della formazione del Budapest. Sì, abbastanza valido, anche abbastanza coriaceo, abbastanza combattivo. Direi che il Napoli, però, vista la situazione non di Napoli in particolare, ma il Napoli in generale, non deve lasciarsi trasportare anche da questo loro vigore, da questo loro ardore, perché ormai è diventato quasi un gran bel allenamento che il Napoli sempre interpretare con tutta la grinta necessaria, ma non deve trascendere, perché i cartellini costano sempre cari nell'economia di una coppa. Grande accelerazione di Crippa, poi ancora Alemão che restituisce il pallone a Galli. Ci sono ovviamente dei fischi impietosi, ma comprensibili, da parte dei tifosi dell'Újpest, che cercano in ogni modo di scoraggiare questi avversari che sono troppo forti per loro. Intervento di Careca sul tentativo del numero 4 Slezak, questi dal numero 4, numero 3 Koscia, Usaric. Il lancio lungo di Usaric, il colpo di testa è stato di Francini, è arrivato sulla palla Weber, il servizio per il numero 10 Essegni, ancora Essegni subito raddoppiano la marcatura ai giocatori del Napoli, intervento di Ferrara è sul pallone ma è anche a piedi uniti, e l'arbitro punisce appunto l'intervento cosiddetto a forbice di Ciro Ferrara. Kecskes si appresta a battere questo calcio di punizione, mentre vedete che l'arbitro fa arretrare i due componenti della barriera, che sono Crippa e De Napoli. Batte Kecskes dalle spinte di Alemão. Mi sembra che si giochi con un pallone molto secco, perlomeno è quanto mi pare da capire dal rumore provocato dai colpi di testa sulla sfera. Intervento ancora di Alemão, ecco Maradona, scambio con Alemão, De Napoli, Baroni, Venturin, anzi no, palla direttamente a Galli. Quando siamo vicini all'epilogo di questo primo tempo, siamo esattamente alla 43esimo, con Baroni che dà nuovamente a Ciro Ferrara, attaccato da Weber, ancora Baroni, subito di prima per Alemão. Venturin che prova ad andare in avanti per cercare gloria pure lui. Ecco in azione Giorgio Venturin, prodotto del Torino, perlomeno giocatore prelevato
quest'anno dal Torino, aveva disputato 27 partite lo scorso anno con la maglia granata, realizzando un gol. Ora c'è stato questo tentativo di Baroni, tentativo di servire Francini, con palla che è terminata in palo laterale, rimessa in gioco dell'Uipest Doce. Ecco il numero 6 Varga, servito da Coscia, ancora Coscia. Il lancio è lungo a cercare Segni, che desiste dall'intervenire di testa, poi è Crippa che va a De Napoli. Venturin, ancora poco più di un minuto al termine del primo tempo, mentre c'è Crippa servito che scambia con Maradona. Crippa ha tentato di andare a raccogliere la palla dopo la triangolazione con Maradona, è stato messo giù da Stresak, mentre vedete Massimo Crippa, per lui 97 presenze in campionato con Napoli. C'è questa palla ancora per Incocciati, ancora Incocciati che cerca di andarsene, poi c'è stato il buon intervento di Varga, mentre vedete che siamo agli ultimi 50 secondi con il Napoli in vantaggio per 2-0. È Careca che sta per effettuare la rimessa in gioco, mentre vedete Maradona e Incocciati. Alemão, la palla è ancora per Careca, c'è un cross, mentre Beppe Incocciati è finito in posizione di offside. Diciamo che la percentuale realizzativa di Incocciati in base alle palle giocate è davvero altissima, perché avrà toccato se no 3 o 4 palloni il numero 11 napoletano. Ma direi che il Napoli non ha concluso tantissimo, però ha realizzato una percentuale molto elevata. Direi che sostanzialmente l'importante è poi quello, ma ha avuto un paio di altre occasioni, forse non così limpide, ma certamente quando gli si è presentata l'occasione non ha fallito. Ancora Kecskes in azione, che ha scambiato con Slezak, la palla per Orozki. Baroni si avventura in questo dribbling che gli riesce alla perfezione, e poi De Napoli categorizza per Maradona, vedete il tocco sempre felpato di Diego Armando Maradona. Si conclude qui questo primo tempo, un risultato che forse è anche un pochino pesante nei confronti della formazione di casa, ove si consideri che il Napoli ha sfruttato, come dicevi giustamente Roberto, al meglio le occasioni che gli sono capitate, no? Ma pesante forse dal punto di vista del volume del possesso di palla, ma sicuramente giusto dal punto di vista della differenza dei valori in campo. Il Napoli 2 gol per tempo a questa squadra, almeno come differenza credo che ci stiano assolutamente tutti. Bene, dunque ribadiamo ancora che al termine dei primi 45 minuti qui al Megeri Uti, lo stadio dell'Uipest Doce, il Napoli sta conducendo per 2-0, reti firmate al 13° da Incocciati e al 35° da Alemão. Noi ci fermiamo per un attimo e prima di riprendere la linea per il secondo tempo cediamo la linea alla regia. Siete nuovamente collegati con lo stadio Megeri Uti di Budapest, dove tra pochi istanti inizierà il secondo tempo della partita di Coppa dei Campioni tra l'Uipest Doncia e il Napoli, come avete potuto vedere in sovraimpressione, come avete seguito durante i primi 45 minuti. Il Napoli è in vantaggio per 2-0 in virtù delle marcature di Incocciati e di Alemão. Ci dovrebbe essere qualche sostituzione, dovrebbe entrare Rizzardi, se non vado errato, nella formazione napoletana, mentre dovrebbe esserci anche qualche sostituzione, o perlomeno così era quanto ci era stato annunciato nell'intervallo, nella formazione dell'Uipest Doce. Innanzitutto vediamo la sostituzione che riguarda il Napoli, dunque Francini viene sostituito dal numero 13 Rizzardi. Ivan Rizzardi, un difensore che è stato prelevato dalla Cremonese, compirà 24 anni il prossimo 15 dicembre, 22 presente lo scorso anno, mentre vedete che sta entrando in campo Albertino Bigon, il tecnico della formazione napoletana. 2-0 dunque al termine dei primi 45 minuti, una sostituzione nella formazione del Napoli, non dovrebbero esserci dunque sostituzioni nella formazione dell'Uipest Doce, per cui Uipest Doce schiera Brockhauser, Usaric, Coscia, Slezak, Sabo, Varga, Weber, Miovetz, Orozki, Esegni e Kecskes. Il Napoli dunque schiera Galli, Ferrara, Rizzardi, Crippa, Alemão, Baroni, Venturini, De Napoli, Careca, Maradona, Incocciati. Diciamo subito, Roberto, che si inquadra
soprattutto come premio per Ivan Rizzardi questo cambio e non come una bocciatura per Francini, che era partito direi decisamente bene nel corso della gara, no? Ma no, sicuramente Bigon può, può studiare sulle sue alternative per il suo futuro, ha un ragazzo da vedere, anche per quanto sia da vedere, ma da inserire in un contesto, in un organico, queste sono occasioni più che valide. Adesso vedevamo nell'intervallo che lo stesso Silenzi si stava riscaldando, quindi è prevedibile che lo stesso Silenzi faccia parte dell'incontro tra poco. Ecco, in azione Weber, l'impatto con Barone, la palla che termina in fallo laterale, rimesso in gioco che viene effettuato da Usaric, che scambia prontamente con Weber. Da Weber al giocatore numero 8, Miovetz, un rimpallo, vediamo che il guardalinea segna la rimessa in gioco alla Napoli, con Rizzardi che scambia con Alemão. Attaccato da Weber, ancora Rizzardi. Poi Weber. Intervento di Alemão ancora, palla che termina in fallo laterale. E il numero 7 ancora Giorgi Weber, e poi lascia l'incombenza della battuta Usaric. Vedete che lotta caparbiamente Ivan Rizzardi, è rimesso in gioco ancora per la formazione di casa. Usaric, ancora Alemão, poi Weber, sempre i soliti due. Alla fine vedete che Alemão stende il numero 7 dei Viola, che beneficiano ad un calcio di punizione quando il secondo tempo è iniziato da 1 minuto e 20 secondi. Probabilmente sarà il mancinissimo, sì, è proprio lui, Kecskes, che si incaricherà della battuta, mentre vedete che Maradona invita l'arbitro a far riprendere il gioco soltanto con un fischio, perché ha chiesto appunto, o perlomeno ha ottenuto, che venisse predisposta la barriera che era stata preventivamente richiesta, come impone il regolamento, dal giocatore ungherese, che è andato poi alla battuta. È stato il muro che ha respinto, la palla è terminata in fallo laterale e rimessa in gioco di Usaric ancora. C'è forse un fallo, sì, in effetti ha commesso infrazione Sabo ai danni di Venturin, e ancora una calcio di punizione all'interno dell'area del Napoli. Però è buona la prova di Venturin, anche se in verità non è stato molto sollecitato dagli avanti avversari. Intanto c'è Crippa che vediamo a terra, non ho notato se ci sia stato un contrasto tutt'altro che fortuito o se sia un fatto casuale. Comunque dicevi di Venturin, si è disimpegnato bene con semplicità, del resto l'incontro si è incanalato su binari abbastanza semplici per il Napoli, quindi per lui direi tutto sommato nota positiva. Sempre il gioco fermo, vedete, mentre Crippa si rialza, non si è ben capito cosa possa essere accaduto al centrocampista napoletano. Comunque vedete Carmando che ha concluso la sua opera e raggiunge la panchina del Napoli. Sono molto distanti l'una dall'altra le due panchine, a differenza di quanto accade solitamente in tutti gli stadi del mondo quando sono abbastanza vicine alla zona centrale del campo, che invece sono entrambe vicine alle bandierine del calcio d'angolo, per cui distanti circa 90 metri, 80 metri l'una dall'altra. È già stato ora il rilancio di Galli, il colpo di testa di Kecskes, poi Alemão, ancora Kecskes. Abbiamo Ferrara, Crippa, Alemão, ha cercato di scambiare, questa volta gli ha tolto la palla Barga, mentre è ancora il numero 6 che cerca di entrare in area. C'è lo scontro con Baroni. Vediamo che l'arbitro dice che è tutto regolare, che si può andare avanti. Impatto dunque tra Varga e Baroni, se è lecito parlare di impatto. E Napoli che riparte con Careca, che lascia la prosecuzione del gioco a Maradona. Il passaggio è preciso per Incocciati. Crippa. Alemão. Rizzardi. Ancora Alemão, mentre c'è stato uno scontro nella zona di centrocampo. Protagonista Crippa, che è stato messo giù da Miovetz, mentre Maradona che scambia. La palla di ritorno di Careca non è precisissima, e poi Careca che ha cercato De Napoli, che era finito in posizione di offside, e reso giù da Miovetz, mentre Maradona che scambia. La palla di ritorno di Careca non è precisissima, e poi Careca che ha cercato De Napoli, che era finito in posizione di offside, e il retropassaggio del portiere al portiere da parte di Sabo. Ecco Brockhauser dall'alto dei suoi 195 cm, 1,95 m, rilancio nella zona ancora di Kecskes.
Orozki che avrebbe potuto servire in modo più preciso il compagno di squadra Miovez, e ancora il portiere Galli, a sua volta servito da Paroni. Rilancio lungo. Coscia, Kecskes, anticipo di De Napoli, poi incocciati per Maradona. Maradona che ha cercato di liberarsi di tre avversari, ce l'ha fatta con i primi due, non con il terzo, e poi Kecskes ancora. Coscia, Varga, sbaglia lo stop, recupera Crippa, Maradona c'è liberissimo, Careca a destra, parte il Napoli in contropiede, Careca le prese con Coscia, c'è un passaggio improbabile per Crippa che era guardato a vista da due avversari, e palla riconquistata dai giocatori del Újpest Doja. Rilancio di Brockhauser, Rizzardi, vediamo Incocciati, l'autore del bel primo gol del Napoli, ancora Incocciati che mette giù molto bene il pallone, il dribbling. Maradona, grande finta di Maradona, si libera sulla destra di Napoli, lo vede, proprio lì il pallone per De Napoli che può mettere in gol, e questa volta ha respinto alla grande il portiere Brockhauser, e Maradona aveva proprio visto De Napoli che era là liberissimo. E l'aveva visto in modo strepitoso, intanto vediamo se lo sbandieramento del guardaline non visto dall'arbitro, che però lascia correre. Direi che Maradona aveva servito un pallone stupendo, ma De Napoli ha avuto soltanto il torto di cercare la forza più che la precisione. Ecco, rivediamo l'azione, Careca stringe molto bene, apre il varco, Maradona non si fa pregare, vedete che De Napoli mette giù la testa e scarica tutta la sua potenza, ma la scarica proprio addosso al portiere in uscita. 6 minuti nel corso del secondo tempo e Napoli dunque vicinissimo al terzo gol. Kecskes, intervento di Venturin, e poi Orozki, palla che termina in fallo laterale, rimessa in gioco che vedremo tra pochi secondi. Effettuata la rimessa in gioco, risultato sempre di 2-0 per il Napoli. Napoli che torna in possesso di palla con De Napoli. Centralmente nella zona di Maradona, è stato Weber che è intervenuto. Ancora Maradona, Weber velocissimo, ma più veloce di tutti è il solito Alemão, mentre Rizzardi che dà Incocciati. Ancora Rizzardi e ancora Alemão, l'autore del secondo gol. Incocciati, cercano di pressare i giocatori dell'Újpest Doja. Palla che è terminata in palo laterale per l'intervento di Kecskes, giocatore che si sta distinguendo nella sua squadra. Crippa, Incocciati ancora, attaccato da due avversari, forse c'è un intervento mediamente falloso da parte del numero 6 Varga, e questi Orozki, Miovez, cambia gioco Miovez cercando sulla sinistra il numero 4 Snesa che ha poi sbagliato l'appoggio, ancora Snesa che ha riprese con De Napoli, ruba la palla, Kecskes, avanza Kecskes. Vede che dalla parte opposta si è liberato Miovez, c'è il servizio per Miovez che va al tiro, c'è anche una deviazione di Alemão, ma è puntuale alla parata Giovanni Galli. E finalmente Galli è stato chiamato in causa direttamente, in quanto qualche tiro aveva sfiorato la sua portata, ma mai appunto l'aveva centrato. Alemão, palla per Venturin, Crippa. Crippa per Maradona, sempre seguito come un'ombra, ma con scarsi risultati dal numero 5 Sabot, poi Weber, Coscia, Kecskes e ancora Sabot. Apertura tentata sulla destra, se fosse un intervento falloso da parte di Crippa, se un intervento con le mani, e calcio di punizione per l'Újpest Doja quando siamo al nono minuto del secondo tempo, siamo vicinissimi al decimo per l'esattezza. Con Weber che è andato a cercare Slezak, che poi ha dato Kecskes ancora. Slezak ancora, cerca di arrivare verso la linea di fondo, in effetti ci è arrivato, ma la palla era terminata in out, per cui si ripartirà con una rimessa in gioco da calcio di rinvio per la formazione di Albertino Bigon. 2-0 il risultato fino a questo punto, 5-0 il risultato complessivo delle due gare, cioè dei 55 minuti, cioè dei 145 minuti fin qui giocati, e il Napoli ancora in azione con Crippa. Scambia con Incocciati,
attende e riceve, vedete, Alemão. Palla per Venturin, poi Maradona, Venturin, Careca. Buona l'apertura di De Napoli che ha trovato Rizzardi. Sempre in soccorso ad ogni compagno in possesso di palla c'è Alemão e diventa facile giocare con un compagno che si fa sempre vedere libero, si fa sempre trovare libero soprattutto. Soprattutto quando questo giocatore ha le capacità tecniche e di intelligenza, anche del giocatore che fa oltre che qualità anche quantità, è sicuramente un contributo importante, anche se Napoli ormai sta gestendo un po' la partita come sembra, anzi cercando qualche prodezza stilistica come questa di Careca che induce al fallo. È chiaro che la concentrazione e la voglia si è un attimino allentata. Bellissimo, avete visto lo scambio Maradona-Careca con due colpi d'alta classe dei due giocatori sudamericani, e c'è un calcio di punizione che stiamo vedendo, sta per essere battuto da Diego Armando Maradona. Siamo comunque ad una distanza ragguardevole, impensabile, soprattutto improbabile che da questa posizione Maradona possa tentare il tiro, a meno che lasci l'incombenza della battuta a Baroni, giocatore che possiede nel suo sinistro un tiro decisamente potente. Ha cercato di, ecco, sì, è proprio Baroni che va al tiro, c'è una deviazione ed è anche calcio d'angolo, un calcio d'angolo che vedremo tra pochi secondi. Calcio d'angolo numero 4 per il Napoli che batte Maradona, tagliatissimo, la respinta di Slezak, ma è ancora Maradona che arriva sulla palla. Di fronte a lui Zeber, Rizzardi, Careca, Careca che si libera ancora una volta di Slezak, subisce fallo. Ferrara è da questi a De Napoli, se ne va De Napoli, c'è il lancio lungo a cercare Incocciati, Incocciati si aiuta con le mani per ostacolare il Nuvarik, ma probabilmente la segnalazione del guardaline lo aveva colto in posizione di offside, di qui l'intervento dell'arbitro Bouillet. Il rilancio di Brockhauser, l'intervento ancora di De Napoli, la palla poi toccata da Alemão che chiama in causa ancora De Napoli, che accelera, se ne va, ancora De Napoli che prova il lancio lungo nella zona di Incocciati, c'è forse un malinteso, poi arriva Crippa, vediamo ancora Crippa velocissimo, capace nella sua azione, un'azione in grande velocità, poi Alemão, Alemão che prova il tiro, c'è in effetti il tiro, vedete che il portiere Brockhaus raccompagna preoccupato il pallone con lo sguardo, ancora comunque una bella azione di Alemão. Sì, ma la differenza che dicevamo, di cui parlavamo al primo tempo, sta emergendo così evidente che il Napoli, di cui parlavamo al primo tempo, sta emergendo così evidente. Il Napoli adesso ha preso addirittura l'iniziativa, è lui che gestisce la partita, non permette nemmeno più a lui di avere le sue folate o di spingersi troppo avanti. Il Napoli con molta facilità sta amministrando questo incontro. Incocciati, Alemão, alle prese con il numero 6 Varga, poi Rizzardi che dà a Crippa. Ancora Maradona, la fiondata a pescare De Napoli. Il retropassaggio per Ferrara, Ferrara che cerca ancora De Napoli, ma quello che tocca la palla involontariamente è il numero 11 Kecskes, e qui la rimessa in gioco ancora per gli azzurri di Albertino Bigon quando siamo al 13° minuto del secondo tempo, Napoli sempre in vantaggio per 2-0. Baroni, sbaglia l'aggancio Baroni, cerca poi di andarsene e continua a farlo, in effetti Miovez, ancora Miovez, e poi arriva Rizzardi, un'azione che forse il Napoli ha condotto con leggerezza, permettendo ai giocatori dell'Uipest di arrivare pericolosamente al limite dell'area. Vedete questo malinteso tra Crippa e Careca, e ancora una volta i giocatori in maglia viola che recuperano il pallone. Zeber, buono questa volta l'intervento di Venturin, la palla è per Crippa, Maradona e Incocciati, ancora Incocciati in dribble, che ancora una volta una stecca, questa volta da parte di Varga, e Incocciati, poveretto, c'è da dire che in questi ultimi minuti si è beccato un paio di botte niente male. Beh, quando comincia a gestire l'incontro ha giocato anche molte più palle di quelle che tu hai accennato nel primo tempo. Sì. Ma perché il Napoli sta gestendo proprio la partita, e l'unico rischio appunto che sottolineavamo è questa rilassatezza che gli ha portato a quel paio di errori
di cui lui poi sta tentato di approfittare senza costrutto. E sempre a terra vedete Incocciati, un giocatore che ha dalla sua, pensate, qualcosa come 116 partite in Serie A, sebbene abbia un pochino girovagato da Milano ad Ascoli, a Pisa e anche a Bergamo, abbia girovagato un po' tra la Serie A e la Serie B, un giocatore che ha alla sua attiva, dicevo, 116 partite in Serie A, anzi scusate, la bellezza c'era, 116 partite in Serie A con 16 gol, e lo scorso anno state 36 partite con 12 gol nel Pisa, così, questo per l'esattezza. Maradona, ancora Maradona in dribbling su Catch Cash, c'è l'intervento in ostruzione del numero 11, è inflessibile l'arbitro, assegna questo calcio di punizione mentre siamo giunti al quarto d'ora e mentre si sta scaldando Silenzi, Andrea Silenzi, giocatore che si era messo in grande evidenza nelle partite precampionato, nelle partite di Coppa Italia e soprattutto nella gara di Supercoppa contro la Juventus, Andrea Silenzi, mentre lui c'è questo calcio di punizione con la palla che arriva nella zona di Baroni, Baroni che va a cercare l'angolo alto e va a finire che questo suo tiro non è né un cross né un passaggio per Maradona e il Napoli ha sfiorato la terza rete e noi ci fermiamo ancora per alcuni secondi. Ecco che stiamo rivedendo, vedete il colpo di testa di Baroni che praticamente è leggermente impreciso per essere un tiro ed è leggermente impreciso anche per essere considerato un passaggio a Maradona, mentre vedete che il Napoli perfeziona questa sostituzione con Careca che lascia il posto a Silenzi, dunque è un tridente inedito quello del Napoli formato da Silenzi, Incocciati e Maradona, risultato che è sempre di 2-0 mentre siamo giunti al 17° minuto della ripresa. Nazione dei segni, intervento di Baroni, Ferrara, poi Alemão, l'iniziatore di ogni manovra del Napoli, la palla è per Rizzardi, Incocciati, ancora Incocciati che deve cercare di evitare le botte di avversario e se ne va velocissimo al galoppo Crippa, un Crippa che è ritornato nella sua fascia di competenza, quella che abitualmente lo vede correre su e giù nelle partite di campionato, nelle solite gare che lo vedono appunto impiegato in questa posizione, mentre sentiamo anche delle voci che aggiungono alle nostre orecchie qualcuno che deve chiamare l'arbitro, mentre rivediamo ancora, vedete, l'intervento falloso ai danni di Crippa, è un'ancata proprio all'anca del giocatore che ha subito un leggero infortunio alla caviglia ed è comunque Maradona che si appresta a battere questo calcio di punizione quando siamo al 18° del secondo tempo.